prima a Campobasso e poi a Termoli. Il sindaco di Torino, Piero Fassino, è arrivato nel Molise per sostenere i candidati del PD al Parlamento e l'aspirante presidente della regione Paolo Frattura. A fare gli onori di casa, nell'affollata sala dell'Hotel Rinascimento, sono stati il capolista alla Camera, Danilo Leva, e quello al Senato, Roberto Ruta. Si è rivisto anche Augusto Massa, che ha introdotto i lavori puntualizzando, però senza peli sulla lingua, la sua posizione. Eleggeremo Leva e Ruta al Parlamento e conquisteremo anche il governo della Regione con Paolo Frattura, ha detto Massa. Ma sia chiaro, ha precisato tra gli applausi, noi difenderemo la sanità pubblica a tutti i costi. L'avviso, neanche troppo velato, è stato spedito così ad alcuni alleati del PD verso i quali Massa ha sempre manifestato un atteggiamento dubbioso. Convinto della svolta in Italia e nel Molise, anche Piero Fassino. Il PD è il partito che può guidare l'apertura di una stagione nuova in questa regione. Non ci sono uomini per tutte le stagioni e Michele Riorio e il suo modo di governare ha fatto ormai il suo tempo. Il Molise ha bisogno di un cambiamento vero, di una classe dirigente nuova e gli elettori hanno la possibilità di farlo votando per cambiare, voltare pagine e chiudere un ciclo politico e aprirne uno nuovo. Ma alla regione funzionerà un'alleanza così ampia? Credo di sì, naturalmente la condizione perché le alleanze funzionino è che il PD sia forte. Quanto più forte il PD, tanto più l'alleanza sarà stabile. Gli italiani e i molisani sono stanchi della crisi e dei sacrifici. Che promette il PD su questo? Tanto il PD non promette, il PD ha un programma che è quello di far uscire questo paese dalla crisi, restituire all'Italia quella stabilità economica, sociale e politica che da lungo tempo non ha, per responsabilità prima di tutto della destra e di Berlusconi. Se l'Italia ha conosciuto una crisi ben più grave di altri paesi è perché chi ha governato negli scorsi anni non è stato capace di affrontare la crisi e gestirla. Anche per questo è necessario che finalmente si apra una stagione nuova. Una stagione nuova in Molise e una stagione nuova in Italia. L'esponente del PD si è poi spostato a Termoli per incontrare elettori e simpatizzanti del Basso Molise e per ribadire l'opportunità del voto utile. Ogni voto è giusto, ha detto Fassino, ma se volete un'Italia giusta dovete scegliere il PD e non i partiti minori. Solo così, ha concluso, riusciremo a battere Berlusconi e a governare l'Italia.